La ONG, cioè la nave Mare Ionio della ONG Mediterranea, è sempre fuori dalle acque territoriali italiane con 34 persone a bordo rimaste, prima erano molto di più, molte sono state fatte scendere e continua a chiedere di poter sbarcare e minaccia denunce. Sapete che le denunce hanno trovato poi riscontro positivo nella Open Arms che sono intervenuti i magistrati, hanno fatto scendere tutte, prima hanno fatto entrare la nave in acque italiane, poi hanno fatto scendere tutti, come una prassi che ormai è quasi, diciamo, un classico, un vero classico. E Nicola Zingaretti dice: queste cose non voglio più vederle, non è umano, fate scendere subito questi esseri umani, chiede il segretario del PD, Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Ma ricordati, Nicola Zingaretti, che il divieto imposto da Matteo Salvini l'hanno firmato anche due ministri dei 5 Stelle. Ricordati, Nicola Zingaretti, che i 5 Stelle hanno votato il decreto sicurezza bis. Anzi, Di Maio è stato uno di quelli che ha detto: la nave la confischiamo alla prima volta, non alla seconda o alla terza volta. Quindi Di Maio con i 5 Stelle hanno apportato anche delle modifiche per indurire il decreto sicurezza, appunto nella versione decreto sicurezza bis, e questo è anche un punto del futuro governo tra Zingaretti che dice fateli scendere e Di Maio che ha firmato il decreto sicurezza bis e dice non toccate quel decreto perché l'abbiamo firmato anche noi, non è un decreto di Salvini ma è un decreto del governo firmato anche da noi perché noi ci crediamo in quel decreto. Quindi non confondiamo che il Movimento 5 Stelle sia contro Salvini e contro il decreto sicurezza bis perché è stato firmato anche dai 5 Stelle che l'hanno anche voluto loro e il divieto d'ingresso a tutte queste ONG è firmato anche dai ministri del Movimento 5 Stelle, Trenta, ministro della difesa, e Toninelli delle infrastrutture e dei trasporti. Ma Matteo Salvini risponde appunto a Zingaretti: riaprire i porti non è un dispetto a me, ma agli italiani, appunto. Se qualcuno vuole riaprire i porti, lo dica chiaramente: si pensa di riavviare il business dell'immigrazione clandestina, cancellare il decreto sicurezza e quota 100, siamo alla truffa. Questo è reato di truffa. Ma veniamo a un'altra ONG, la Alan Kurdi. Quindi i possibili arrivi però si moltiplicano. Un barchino in legno con 13 persone, tra cui 8 minorenni, è stato soccorso dalla Alan Kurdi della ONG tedesca SEE, in acque SAR maltesi. Quindi di competenza di Malta dovrebbe Malta aprire i porti a questa nave. Quindi questo barchino stava cercando di raggiungere Lampedusa, ma si trovava comunque in zona di competenza di Malta. Anche per questa nave Salvini ha firmato subito il divieto d'ingresso in acque italiane. C'è poi la Eleonor di Mission Lifeline, ferma da 5 giorni vicino Malta con oltre 100 persone. 100. Intanto proseguono i mini sbarchi in Sardegna, uno di decine di migranti sulle coste di Sulcis, l'altro vicino al porticciolo turistico di Sant'Antioco, dove i carabinieri hanno rintracciato altri 13 clandestini, tutti algerini. Perché sono davanti le coste maltesi, la Eleonor, con 100 migranti? Perché Malta, a differenza dell'Italia, visto che l'Europa è contro l'Italia, è contro il suo governo. Ogni volta che l'Italia chiede una redistribuzione dei migranti, si girano dall'altra parte, fanno passare il tempo, aspettando che la magistratura italiana intervenga in soccorso delle ONG. Mentre quando vanno davanti a Malta, Malta riesce a redistribuirli immediatamente. Tutti i paesi, una gran parte di paesi, fanno a gara per redistribuire i migranti scesi a Malta. E poi ricordiamo che a Malta non rimane nessuno dei migranti, vengono tutti redistribuiti in altri stati europei. Ricordiamo che Malta è come se fosse San Marino, è una piccola isoletta con una piccola cittadina, piccola delle dimensioni proprio di San Marino. E voi vi immaginate che Malta possa ricevere clandestini? Assolutamente no, inimmaginabile, inimmaginabile. Un'isoletta con poche persone che vivono lì, che si chiama Stato, perché è uno Stato, non può permettersi di ricevere centinaia, ma neanche 10 clandestini, perché non saprebbe né dove metterli, né cosa fargli fare,
e non ci sono né posti di lavoro, bisogna far lavorare i maltesi. Quindi, però Malta, visto che è Malta, a differenza dell'Italia, con loro redistribuiscono immediatamente i clandestini, con noi no, ma lo fanno apposta. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.